sono molto contento, il percorso era molto bello, peccato un po' per il fango, però merita. Dopo un inizio di stagione un po' travagliato, un podio dà un po' di morale, dai, speriamo che nell'estate si riesca a raggiungere qualche obiettivo, qualche buon risultato e speriamo di proseguire bene. Un po' di cronaca, sei partito subito bene mi pare. Ma ho fatto un po' di fatica, soprattutto nella prima ora, un po' in discesa col fango, non avevo mai fatto una gara con così tanto fango, arrivando dalla strada un po' di difficoltà. Poi nella seconda parte della salita lunga sono riuscito a prendere il mio passo, a recuperare qualche posizione e poi ho cercato di fare l'ultima discesa nel miglior modo possibile e cercare di non farmi riprendere, e poi sono riuscito a concludere il secondo, sono molto contento. Filippo, questo è un percorso da full, mi sembra, infatti hai scelto proprio la Bottecchia Gardena. Come si è comportata, com'è stato il tuo setup? Ma si è comportata molto bene, anche col fango, era la prima volta che la utilizzavo con queste condizioni qua, la uso da inizio stagione, io mi trovo molto bene. Ho cercato di tenerla anche abbastanza, sia le sospensioni che la gomma abbastanza morbide. La bici in discesa si è comprata bene, bella rigida, teneva bene la traiettoria, quindi sono molto contento. Filippo, adesso tu e tutto il team state preparando l'italiano, so che tu sei stato l'unico atleta a correre oggi, gli altri sono in riposo mi pare. Sì, gli altri hanno fatto 2 settimane di stop e un breve training camp a casa, si sono allenati sicuramente più delle scorse settimane. Speriamo con Stefano, visto che è partito molto forte, ne ha già vinte tante, di far bene, e poi vediamo se io e Davide riusciamo a fare una buona prestazione e portare a casa qualcosa. Una gara molto importante, forse la più importante dell'anno, la maglia ha sempre il suo fascino. Dai, vediamo, andiamo giù in Sicilia, farà caldo, ma siamo fiduciosi.